Alla fine è crollato ed ha confessato. È stato lui, Carlo Lissi, a uccidere la moglie Maria Cristina e i due figli, Giulia di 5 anni e mezzo e Gabriele di soli 20 mesi. Quando si rende conto che non ha più possibilità di scampo, dice: voglio il massimo della pena. Un gesto inspiegabile e lucidamente folle, compiuto sabato notte. L'uomo ha prima accoltellato la moglie e dopo, nel sonno, i due figli. Ha poi inscenato una rapina mai avvenuta ed è andato con gli amici a vedere la partita della nazionale, al termine della quale è rientrato a casa ed ha dato l'allarme. La sua versione dei fatti non ha però retto alle contestazioni dei carabinieri. All'origine di tutto, forse, secondo gli inquirenti, una passione, peraltro non corrisposta, per una collega di lavoro. È l'epilogo di una tragedia che ha sconvolto un intero paese, dove si è passati in poche ore dalla paura allo sgomento e che ha scosso tutti, anche gli investigatori e i cronisti. Una tragedia che ha gettato nell'incredulità e nell'angoscia un'intera comunità, in cui i protagonisti della vicenda sono noti a tutti. Era volontaria in oratorio Maria Cristina, la madre dei due bimbi, ed ora aspetta ad un giovane sacerdote spiegare ad una comunità sconvolta che non è della follia, non è del male, non è della morte, l'ultima parola. Non lasciamoci abbruttire da quelle che sono appunto le sofferenze, i dolori, anche a volte colti di sorpresa, come è stato ieri mattina, ripartendo dal riconoscerci come comunità e come comunità cristiana, che possiamo ritornare a guardare al futuro con fiducia, lasciandoci anche interrogare da quelle che possono essere le questioni profonde che stanno all'interno dei nostri nuclei familiari e delle nostre comunità.